Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video. Appuntamento di oggi dedicato alla recensione di un prodotto che sto utilizzando ormai da circa un mesetto, mi sta piacendo molto ed è un brand che ho conosciuto da qualche mese, quindi non posso che essere più contenta di provare questi prodotti, di potervi insomma dare la mia, perché soprattutto quando si scoprono delle nuove aziende e ci si trova bene, la cosa è fighissima. Vi faccio vedere subito di che brand sto parlando e poi vi mostro appunto il prodotto che vi recensirò oggi. Allora, il brand in questione è questo. Si chiama Naturium. Per chi non lo conoscesse, Naturium è un brand americano, un brand di skincare che utilizza attivi botanici naturali. Quindi sono prodotti naturali che fanno bene alla pelle, quindi non state tranquilli che insomma non ci siano schifezze e soprattutto i prodotti sono efficaci e molto validi. Io trovo bellissimo innanzitutto oltre ai prodotti in generale, proprio anche le scatoline che arrivano, perché ogni prodotto in base al colore è identificato dalla scatolina, quindi in questo caso il prodotto che io vi vado a recensire oggi è di colore rosa, perlomeno il pack è di colore rosa, guarda che carina, e all'interno ogni volta trovate il dépliant che vi va a illustrare qual è il prodotto. In questo caso il prodotto di oggi si chiama Fermented Camellia Creamy Cleansing Oil, che è questo qui. Dopo ve lo faccio vedere. E ovviamente dietro andate a trovare le modalità d'uso e le caratteristiche del prodotto. Poi abbiamo un bigliettino dell'azienda di ringraziamento. Ecco, un'altra cosa molto molto carina che contraddistingue questo brand è la presenza di una frase su ogni scatola. In questo caso, per quanto riguarda questo prodotto, la frase indicata è "Libera il viso da un giorno di stress", come potete vedere. Carinissima questa cosa. Allora andiamo a vedere subito il prodotto. Io appunto, come vi dicevo, ormai è un mesetto che lo sto utilizzando, infatti sta per finire, ahimè. Ed è così, si presenta in questa maniera qua. È un prodotto molto molto interessante, molto utile, anche perché vi consente di fare la doppia detersione in un unico passaggio, quindi voi utilizzate solamente lui, potete anche evitare di fare la doppia detersione. Ovviamente io ho un tipo di pelle mista, grassa sensibile, per cui vi posso dire che una volta risciacquato, nel caso della mia pelle, me la lascia veramente molto morbida, liscia, ma non unta. Però a tanti potrebbe non piacere questo effetto, quindi se questo effetto non vi piace, siete poi liberissimi di andare a applicare una mousse o comunque un prodotto, un altro prodotto a risciacquo schiumogeno in base appunto poi all'effetto che volete per quanto riguarda la vostra pelle. Lo trovo molto delicato, quindi come appunto vi dicevo, vi consente in un unico passaggio davvero di rimuovere mascara, fondotinta, correttore, tutti i prodotti che avete in viso, anche la protezione solare, soprattutto la protezione solare, solo con lui. Quindi questa cosa è fantastica, tanta roba. Io lo sto utilizzando prevalentemente la sera, però anche la mattina potete usarlo tranquillamente senza problemi. Adesso io ve lo faccio vedere. Si presenta in gel, quindi è un gel che diventa olio a contatto col calore della pelle. Cerco di farvelo vedere meglio che posso. Non ne metto tanto perché vorrei che dopo mi finisce, però spero di rendere comunque l'idea dal video. Allora, la texture è così, vedete? È in gel, una sorta di gel denso. Quando voi andate a massaggiare, quindi la applicate sul viso pulito e su mani asciutte, il prodotto diventa olio.
ovviamente, purtroppo non ve lo faccio vedere in viso perché devo andare al lavoro dopo, sarebbe un macello, mi dovrei rimettere tutto quanto. Vedete? Se poi voi lo andate ad emulsionare una volta rimosso tutto il make-up con un pochino di acqua, quindi bagnate le mani e lo passate sul viso, diventa lattiginoso, diventa una sorta di latte liquido. Che io trovo assolutamente piacevole. Poi un'altra cosa che vi volevo dire è che comunque non contiene profumo, quindi se siete allergico o vi danno fastidio i detergenti con profumo, questo non c'è manco l'ombra, proprio zero. A me piace tantissimo, cioè favoloso, favoloso, e contiene olio di camelia fermentato. Poi volevo dirvi, allora, sono. Dov'è? Ovviamente contiene anche altri oli. Volevo vedere quant'era la data. Ah, ok, dall'apertura sono 12 mesi. A parte che lo fate fuori in poco tempo, eh. Secondo me un mese e mezzo lo fate fuori se lo utilizzate come me. Solo la sera, se lo utilizzate mattina e sera, sicuramente vi dura molto meno. È abbastanza delicato sugli occhi. Anche qui il discorso occhi è un po' soggettivo, perché c'è chi può avvertire un leggero fastidio con alcuni prodotti e chi no. A me personalmente non dà particolarmente fastidio. Anche se leggermente si avverte un pizzichino di bruciore, ma proprio pochissimo, però non mi crea problemi, infatti io lo uso tranquillamente, soprattutto per struccare il mascara, e lui da solo veramente rimuove tutto, quindi fantastico. Non posso che consigliarvelo. Poi comunque, se volete chiedermi qualcosa, volete insomma confrontarvi con me, a me fa più che piacere. Quindi io direi che ho terminato, vi ho raccontato più o meno quasi tutto. Quindi questo è il prodotto Naturium. Piano piano poi vi racconterò la mia esperienza con gli altri prodotti che ho, che sto iniziando a utilizzare, però ora non mi posso sbilanciare. Però intanto vi posso dire che questo è un ottimo prodotto detergente e struccante che potete utilizzare sia mattina che sera, anche adatto a pelli sensibili, anzi soprattutto. Spero che il video vi sia piaciuto. Fatemi sapere, insomma, e vi do un bacione, ci vediamo alla prossima. Ciao!